Ciao a tutti e a tutte e benvenuti nel mio angolo creativo. Oggi realizzeremo un fiore che manca nella mia playlist, o meglio, il garofano. E che dire, ho cercato per un po' oggi di realizzare un garofano facile facile. Ne ho cambiato di tutti i generi, ho provato petalo per petalo, ho provato a girare intorno un foglio tagliato, ho provato di tutto, ma niente mi dava soddisfazione. Alla fine ho realizzato un campione che, come al solito sapete, fa abbastanza schifo, visto che di campione si tratta. Comunque, questa è l'idea. Ovviamente è abbastanza povero, perché è effettivamente un campione e voi sapete che a me i campioni servono per vedere come realizzare le cose. Allora, ci servirà innanzitutto la colla a caldo, quella non può mancare quando lavoriamo con la crepla. Ci servirà la crepla verde per realizzare le foglie e la corona o la corolla al di sotto del fiore. Ci servirà ovviamente della crepla del colore che desiderate utilizzare per fare il nostro garofano, una forbice, la forbice è quella che utilizziamo normalmente per fare le foglie delle rose, vi faccio vedere qual è, che ovviamente useremo dal tratto appuntito, nel senso che dovremo fare appuntite. Tutti i petali dovranno uscire così. Bene, allora ci servirà anche la guttaperca, ovviamente, e ci servirà del verde per realizzare foglioline. Per fare le foglioline ve lo faccio vedere e lo facciamo subito perché è semplicissimo. Basterà tagliare una strisciolina di verde. Adesso ve la faccio vedere. La taglio in verticale, altrimenti, cioè in orizzontale, altrimenti non ci riesco. Non è necessario che sia estremamente regolare, poi lo sapete che sono particolarmente imperfette. Vedete? Ho piegato la strisciolina più o meno un centimetro. Questo centimetro andò a fare la punta nella parte finale. Semplicemente così. Piego a metà, se riesco ad afferrarla. Vado a fare la punta finale. Uno. Due, vedete, punta, tac, così, e poi taglio a metà. Io ho già fatto due foglie, perché le foglie del garofano sono piuttosto sottili. Fate due foglie, posso farne 4, 6, 8, in base a quanto lungo volete realizzare il vostro garofano. Per quanto riguarda il gambo, ho utilizzato un ferretto 08. È sottilissimo, perciò l'ho utilizzato a doppio, in modo che abbia la consistenza necessaria per tenere sollevato il mio fiore, altrimenti sarebbe appassito ancora prima di farlo. Fatto questo, io posso anche farvi vedere già come si comincia. Allora, ovviamente una pinzetta per tagliare, o meglio un trancino per tagliare il nostro ferretto della lunghezza che preferiamo. Se avete del ferretto da 1 o 1,2 mm, non sarà necessario farlo doppio, ma basterà farlo singolo perché è abbastanza forte per tenere sul nostro fiore. Allora, che dire di più? Ci servirà la crepla. Io l'ho presa rossa perché il garofano in linea di massima lo conosciamo come rosso e ho realizzato 5 cerchi, che questi, come vedete, sono già tagliati, tanto per farvi vedere il discorso. Allora, io andrò a fare questo, taglierò con una misura, possiamo farlo col compasso, possiamo farlo con un goniometro arrotondato. Io ho utilizzato una tazza come fonte di misura e ho realizzato 5 cerchi uguali, perché saranno 5 strati che comporranno il nostro garofano. Dopodiché ho realizzato un quadratino, come vedete, più piccolo, più o meno 1,5 cm più piccolo di diametro, perché in questo modo andrò a realizzare l'interno, la corolla o la corona dei nostri fiori. Farò così, piegherò e piegherò ancora rendendolo così. Da questo andrò a realizzare tante punte che ovviamente non porterò fino alla fine perché il centro deve rimanere libero e farò tante punte in questo modo, fino a quando ne avrò realizzato in tutta la circonferenza. In questo modo. Semplicemente, vedete?
Non ci sono cartamodelli, non ne ho realizzati. Effettivamente, come detto poco fa, ho utilizzato come cartamodello una tazza da latte, che è comoda, ce l'abbiamo tutti. E non so voi, la mia è una tazzona gigante, perché di latte ne bevo tanto. Ecco qui. E abbiamo realizzato l'interno del nostro fiore. Ora, essendo 0,6, perché ve la consiglio 0,6 la crepa, non 0, non da 2 mm o da 1, anzi questa è 1 mm e già si lavora bene. La 0,6 si lavora ancora meglio. Andrò a fare questo. Premendo, vedete all'interno c'è il mio pollice. Andrò piano piano, con calma, senza fare danni, a fare, diciamo, uno spessore interno tipo buco, vedete? Piano piano, senza correre, senza premere troppo, ma approfittando del calore della mia mano, se ce l'avete più calda della mia andate meglio, per dare forma all'interno della nostra corona. E vedete, già ha preso, poi prenderà di più col calore della colla. Allora, vi faccio vedere subito come preparare i cerchi. Prenderò il cerchio, come vi dicevo, realizzato con una tazza. Andrò a piegarlo a metà e ancora a metà. Allora, io vi faccio vedere più o meno il disegno che dovrete fare. Allora, partendo dal lato, farete 3 cerchi. Uno. Ovviamente nella metà esterna ne farete solo la metà, farete un cerchio interno e farete l'altra metà del cerchio dall'altra parte. Riuscite a vederli? 1, 2, 3. Ovviamente la metà, il tutto intero e la metà. Questo vi servirà come misurazione per realizzare i petali. Allora, a questo punto vado a prendere la mia forbice, vedete? Con le punte verso l'esterno e vado a fare questo con pazienza, perché essendo sottile ha qualche difficoltà a tagliare, ma la perfezione, lo sapete, non mi appartiene in ogni caso. Perciò andrò a togliere via quello che è in esubero e farò la stessa cosa girando intorno ai cerchi che ho fatto prima. Perciò farò questo. Aspettate, ok. Poi mi girerò e andrò a realizzare le altre parti in questo modo. Uno, tolgo quello che non va bene. Vi ho detto, la forbice non taglia benissimo, anche perché è una di quelle economiche. Ecco qui. E abbiamo realizzato i petali del nostro garofano. Fate questo su tutti quanti i cerchi che avete. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5. Qualcuno è tagliato meglio, qualcuno è tagliato peggio, ma non ha importanza, perché poi vedrete che alla fine non li metteremo regolari, ma avranno un po' di beh, insomma, un po' di pieghe. Ve li faccio vedere subito. A questo punto prenderemo il nostro primo cerchio, lo infileremo nel ferretto. Ovviamente tenete il centro, se volete essere sicuri fate così, così vi fate il centro, eccolo qua. Questo è il punto in cui andrà il ferretto. Vado ad inserire il ferretto, tac, e metto la colla tutto intorno, partendo dal punto in cui c'è il ferretto, così, guardate, perché a me non interessa la parte centrale del fiore, ma mi interessa solamente la parte dei petali. Tiro un po' più giù per dare modo di realizzare il mio gambo e vado a fare questo lavoro. Vado proprio a stropicciare e a piegare malissimo i miei petali, perché lo sapete che il garofano è un fiore molto irregolare, vedete? Vado a premerlo fino in fondo, in questo modo. Fatto questo, do il tempo di asciugatura e poi prendo un altro cerchio. Infilo nel centro. Faccio esattamente quello che ho fatto prima, ovvero metto la colla in tutte le parti dove non ci sono i petali.
e vado a spingerlo su. Una volta arrivato a toccare, io vado a piegare in questo modo, se riesco sempre a prenderlo. Ecco qua. Proprio vado a schiacciare, vedete? Vado a premere in modo che si incolli da tutte le parti, così. Aspettate che sistemo la colla. Vado a prendere il terzo cerchio. Vado nel centro, inserisco e vado a mettere ancora una volta la colla in questo modo. Tutto intorno, esattamente come ho fatto prima. Vado su e vado a piegare esattamente come ho fatto prima. Schiaccio, premo e faccio in modo che tutte le parti si incollino correttamente. Visto? Fatto questo, vado a prendere un altro petalo, mi metto sempre nel centro, inserisco, metto ancora una volta la colla tutto intorno ai petali, vedete? Proprio tutto intorno, senza toccare i petali. Faccio in modo che i petali vadano a coprire i buchi e vado a spingerlo verso l'alto, esattamente come ho fatto finora. In questo modo. Se poi volete dare delle ombreggiature, potete tranquillamente utilizzare dei colori più scuri e più chiari, in modo da dare l'ombreggiatura ai petali nei punti in cui preferite. Vado a stringere per dare posizione ai petali e poi li riapro. A questo punto vado a prendere l'ultimo. Inserisco, vado a mettere tutto intorno al petalo, esattamente come ho fatto finora, perché non cambia nulla, tutti i passaggi sono uguali. Vado ad inserire in modo da coprire eventuali buchi e vado, come ho fatto finora, a schiacciare il fiore verso l'alto. Lascio asciugare perché ovviamente più sono gli strati, più tempo ci metterà di asciugatura e vado intanto a dare posizione al mio fiore. Posizione. In verità, come vi dicevo prima, è piuttosto irregolare. Non c'è una posizione precisa del garofano. Sono tanti petali qua e là. Dopodiché, dipende da me, posso fare i petali verso l'esterno in questo modo. Aprirli un po' e dare ulteriore forma. Vedete? Giro intorno con delicatezza, senza spingere troppo. Potete andare ad aprire i vostri petali in modo che il fiore stesso si apra. Semplicemente così, piano piano, con cautela, perché essendo la crepla sottile è facile da maneggiare. Vedete? Fatto questo, andremo ad inserire la nostra corolla. Porteremo su, metteremo la colla nel centro. Anzi, prima andiamo a fare una cosa diversa, un attimino. Prenderemo con delicatezza le punte del nostro verde e le porteremo verso l'esterno, in questo modo. Verso l'esterno, piano piano. Senza fare danni al materiale, abbiate la delicatezza di scaldare a man mano che uscite. Ovviamente potete farlo anche più grande, perché io vi faccio vedere le basi, voi lo sapete, io vi do l'idea, sta a voi creare l'opera. Come al solito, non è cambiato nulla. Dizi. Allora, ecco qua. Inserisco il mio ferrito nel buco, quando lo centro in pieno, vado a mettere la colla nel centro, come ho fatto prima, e porto su. Spingo su, in questo modo, da dare la forma abbastanza evidente della base del garofano.
Eccolo qua. A questo punto partiremo con il nastro. Nastro del fiorista o guttaperca. Faremo il solito, ovvero partiremo un po' più sotto, in questo modo. Non può girare, si incastra sulla maglia. Ecco qui. E poi lo accompagneremo su fino a toccare la base del nostro fiore. Dopodiché andremo scendendo. Andiamo giù, piano piano, controlliamo sempre che mantenga la sua posizione il verde, o meglio la guta aperta. Arrivati un po' più giù, andremo ad attaccare la nostra prima foglia. Semplicemente aspettate che le mani non sono molto calde perché non fanno aderire nulla. Questo freddo, non vedo l'ora che arrivi la primavera. Ok, adesso ho sistemato. Vedete? Controllate sempre. Perché quando fa freddo incolla di meno. Ok, prenderemo la nostra prima foglia, la porteremo un po' più giù del verde, in questo modo, e una volta posizionata potete anche fermarla con della colla. Farete questo. Scenderete giù un pochino. In questo modo, scesi un po'. Metterete un'altra foglia. Ecco qua. La bloccherete, potete bloccarlo con la colla, come vi dicevo, e poi scenderete giù. In questo modo. E poi sceglierete voi, come ho detto prima, quante foglie volete mettere. Posiziono la foglia in modo che sia stabile. Non ho le mani molto calde oggi e vado ad applicare un'altra fogliolina. Fino a quando ho terminato di realizzare il gambo. Gira, 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 gira. Ed eccolo qua. Poi potrete sistemare come preferite i vostri petali, utilizzando sempre il calore delle mani con delicatezza, in modo che vadano a formare il garofano come volete voi. Ed eccolo qua. Come vedete, abbiamo realizzato il tutto in poco, poco, poco tempo. Spero vi piaccia l'idea. È facile, avete visto, da una tazza realizzato un cerchio, il cerchio l'ho piegato in quattro, tre cerchi nel centro, cioè un cerchio intero e i due laterali a metà, e realizzate i cinque petali per poter arrivare a questo risultato. Ho cercato di essere veloce, veloce, veloce e credo di esserlo stato. Spero vi piaccia. Il mio garofano se sta fermo. Soprattutto sono sicura che riuscirete a realizzarlo benissimo perché è facilissimo e lo si fa in breve tempo. Poi potete ovviamente utilizzare qualsiasi tipo di colore della vostra crepa. Utilizzate le crepe più sottili perché sono più facili da modellare e perché si attaccano meglio come volete voi e non come vuole la crepa. Dopodiché, come vi dicevo, se volete realizzare delle ombreggiature, potete farlo all'interno del petalo oppure all'esterno. Magari se volete fare delle sfumature più scure, non è complicato. Basterà utilizzare un pennarello o del gesso o della pittura acrilica per fare le ombreggiature nei bordi. Perciò potete farle sia all'interno, tipo raggi, oppure all'esterno come bordature. Sarà comunque bellissimo. Spero vi sia piaciuto il video, che è stato brevissimo. Siamo stati velocissimi a realizzarlo e spero vi piaccia l'idea e perché no, vi sia piaciuto io. Perciò, se
Se vi è piaciuto il video, vi è piaciuta l'idea, lasciatemi tantissimi like e tantissimi commenti. Vi aspetto nelle iscrizioni e aiutatemi a diventare un grande canale condividendomi, condividendomi e condividendomi. Ciao!